noi siamo infinito. Serie B col te.it, il campionato degli italiani. Amici sportivi, buonasera ancora una volta da Enzo Guariglia qui sul 696 del Digitale Terrestre 8 Channel, bentrovati per gli amici che ci seguono in streaming 8channel.tv. Ciao a tutti con questa nuova avventura di Granatissimi per commentare innanzitutto la partita col Pisa in casa, questo 0-0 che ha fatto molto parlare perché è una partita non bellissima sicuramente, ma che ha lasciato comunque intravedere interessanti spunti tecnici. E poi ovviamente affronteremo il discorso della partita di domani a Cittadella, trasferta sicuramente non facile. Ne parleremo con i nostri ospiti che sono nell'ordine Maurizio Grillo. Buonasera, buonasera a tutti. Direttore di Granatissimi, giornalista di 8 Channel. E poi ancora Paolo Siotto. Buonasera Enzo. Ecco, direttore, neodirettore di tutto Salernitana. Complimenti. Grazie, Paolo. Grazie Enzo. E poi ancora Enzo Di Pasquale. Buonasera. Ex allenatore delle giovenili della Salernitana, sì. Nonché allenatore UEFA A. UEFA, sì, esatto. Benissimo, allora Maurizio, comincio proprio da te. Che partita hai visto contro il Pisa? Ma che partita ho visto? Innanzitutto è chiaro che il risultato ha lasciato un po' di amaro in bocca a tutti, perché ci si aspettava la vittoria. Giocare 3 partite in 8 giorni con 2 partite in casa, è chiaro che il bottino poteva essere molto più sostanzioso. Sì, il pareggio col Pisa, come dicevo, venuto anche con una partita insomma non giocata in maniera brillante della Salernitana, però insomma il calcio è questo. A volte si dice che è importante muovere la classifica, la classifica la Salernitana la sta muovendo spesso, però non è che sta facendo dei grossi passi in avanti. Ricordiamo che poi con 3 pareggi è come se fosse una vittoria e 2 sconfitte, insomma, se la matematica non è un'opinione. Sanino, bisogna diciamo chiaramente osare, bisogna osare un po' di più, soprattutto quando sono partite insomma più alla portata, con squadre più alla portata, quindi è lì che bisogna osare qualcosina in più. Poi sappiamo benissimo che il pallone è rotondo, può venire fuori qualsiasi risultato, però l'importante è giocarsela e andare con convinzione per conquistare i 3 punti, perché a volte gli allenatori dicono sì, noi andiamo in campo per conquistare i 3 punti, poi alla fine si vede un assetto tattico magari che non convince più di tanto, insomma si parla di, forse più a chiacchiere si cerca di 3 punti che nei fatti. Ecco, mi auguro che già con la trasferta di Cittadella possano arrivare questi 3 punti, visto che Cittadella in casa non è proprio fortissimo, diciamo il grosso dei 3 bottini. Sconfitte consecutive, infatti, quindi il grosso del bottino l'ha conquistato fuori casa, quindi potrebbe essere questa l'occasione giusta, però comunque stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica, quindi. Tuttavia Sannino ha sottolineato in un'intervista come la Salernitana è riuscita nell'accaparrare 5 risultati utili consecutivi, quindi questo sicuramente va ad appannaggio del tecnico. Sì, dicevo prima, muovere la classifica, ecco, è importante, però insomma, ecco, muovendola con un punticino per volta non è che si va molto lontani, quindi bisogna a volte anche osare un po' di più e conquistare i 3 punti. Proprio per questo noi vediamo la clip della partita con il Pisa. Prego regia. Are you waiting on a light?
Bene, rieccoci in studio. Allora, stavamo vedendo questa clip, le immagini della partita contro il Pisa, uno 0-0 che stride, tanto più, caro Paolo Siotto, che quel tiro di Donnarumma era gol. Io rimpiango più il secondo tiro, il miracolo di Ucani che ha mandato il pallone sulla traversa, però sì, effettivamente la Salernitana aveva segnato, però diciamo anche una cosa, non era facilissimo vederlo così a velocità normale, anche noi ci abbiamo messo un po' a capire se era gol, se non era gol, se la palla aveva varcato meno la linea di porta, se l'aveva varcata completamente, perché poi lì la sfumatura, sta lì la sfumatura perché deve varcare completamente e lo fa di 1-2 mm, quindi rimpiango più la seconda occasione, anche perché sarebbe stato un bellissimo gol che avrebbe anche fatto ritrovare il sorriso a Donnarumma, che secondo me può essere un giocatore determinante. Enzo Di Pasquale, allora tu da mister pensi che sia giusto anche in Serie B avere l'arbitro di linea per individuare eventuali reti fantasma, come si suol dire in gergo? Sì, io mi riallaccio alle parole dette da Gattuso in conferenza stampa dopo la partita di Salerno. Giustamente lui diceva, in Serie A c'è l'arbitro di linea, c'è la goal line technology, diceva perché non metterla pure in Serie B, quindi sono d'accordo che ci sia questo strumento che aiuta anche gli arbitri a non sbagliare, quindi sono d'accordissimo con Gattuso e quindi mi auspico che la Lega di Serie B possa intervenire al più presto per diciamo aiutare prima di tutto gli arbitri e poi le squadre che appunto si trovano in questa situazione. Paolo, secondo te la Salernitana poteva vincere questa partita contro il Pisa? Secondo me poteva e doveva, perché Maurizio giustamente diceva l'importante è muovere anche un po' la classifica, questo sicuramente, però io penso che sia anche presto per vedere la classifica, adesso siamo alla 13ª giornata, quindi non servono in questo momento i punti. E ricordo una cosa che diceva spesso Sanino in fase di preparazione, preferisco perdere una partita provandola a vincere, giocandola bene, perché poi giocando bene prima o poi comincio a fare risultato, e questa cosa io non la sto vedendo. Anche domani a Cittadella, se dovesse giocare Auger al centro della mediana, come pare che appunto debba essere, questo mi fa pensare a un'altra gara difensivista, attendista della Salernitana, perché Auger ruba palloni, metterlo lì davanti comunque ti dà la possibilità appunto di arretrare un po' più il baricentro e quindi di difendere. Ed è questo quello che sta mancando alla Salernitana, la voglia di vincere, di spaccare le partite. Poi le puoi vincere, le puoi perdere, perché ricordiamo, abbiamo parlato poco fa del gol di Donnarumma, tecnicamente l'avevi vinta quella partita col Pisa, però manca proprio la grinta, lo spirito nell'arco dei 90 minuti, cosa che magari si vedeva lo scorso anno con un organico tecnicamente più inferiore. Va bene, vediamo, parleremo della partita col Cittadella nella seconda parte del programma. Nel frattempo vogliamo salutare dei nostri telespettatori e salutiamo in particolare Umberto Petolicchio, facendogli in bocca al lupo per una pronta guarigione, così per qualche problemino di salute. E vogliamo anche salutare il DS Fabiani, che è stato ospite venerdì scorso da noi proprio per un piccolo intervento chirurgico che ha dovuto subire. Bene, allora dicevo, i nostri telespettatori, ne abbiamo uno in linea. Pronto? Pronto, buonasera, sono Raffaele da Quellezzano. Ah, buonasera, Raffaele è un affezionato. Io dico una cosa. Sì. Quando la Salernitana non vince rimane sempre quella cosa, con la mare in bocca. Quel la magone. Il magone, sì, perché tu non dici sì, c'è da bene, bisogna fare, bisogna vincere. Perché non vincere, poi vedi che inizia una settimana così, sui social si scrive tante cose contro quello, quell'altro. Purtroppo la nostra squadra ha determinati episodi un po' contro, perché se in Serie B ci fosse la tecnologia come in Serie A, penso che due punti in più li abbiamo, e qualche altro. Secondo lei, signor Sarno, qual è stata la causa della non vittoria della Salernitana? Demerito dei Granata o il merito del difensivismo del Pisa? Enzo, ribadisco, è stata una questione di episodi, perché se quell'arbitro aveva visto quel pallone dentro, parlavamo di un'altra partita, in un'altra situazione. Sì. Capisco che Sannino ogni tanto combina qualche stupidaggine anche lui come allenatore, però lascia sempre qualcosa a determinate situazioni.
Ho capito, quindi poteva aggiudicarsi la partita alla Salernitana con poco in più, insomma, con qualche episodio a favore. Sì, è un po' di fortuna. Poi posso mandare un bacio virtuale al caro piccolo Francesco Pio? Assolutamente. Noi speriamo di vederlo sempre, come dire, di vederlo in curva allo stadio, come si è fatto negli anni scorsi per altre situazioni. Ci associamo. Un abbraccio agli amici di Sarnano, spero che l'incasso della prossima partita, certo, o tutto, o in parte vada loro. Certo, il pensiero di Granatissimi va non solo alle popolazioni di Sarnano, ma a tutte le popolazioni delle zone terremotate. Certo, chi come noi si ricorda quello dell'80, io non tanto perché ancora non ero nato, tu penso di sì. Sì, avevo 8 anni. Io lo ricordo bene. Qualche annetto in vabbè, comunque, bene. Insomma, siamo qui anche a sostegno di queste popolazioni, anzi qualcuno... E poi spero che la Salernitana si illumini come le luci. Va bene, si illumini con le luci che ricordiamo alla domani. Alla Salernitana sempre, ricordiamo domani sera insieme a Rocco Babaleo si accenderanno le luci d'artista sulla nostra città. Aspettando sempre chi viene a Capodanno. E poi vedremo, parleremo di questo in altra sede. Va bene, grazie. Grazie Raffaele, seguici ciao. Sempre. Ciao. C'è da dire sul gol, però era molto difficile da vedere perché sì, il portiere Marco copre Berto, la visuale, sia esatto, l'assistente, ma anche l'arbitro non era messo bene. Diciamo che è un errore. Avuto problemi eventualmente ci fosse stato anche sì, sì, avrebbe avuto problemi. Quindi la soluzione ideale è il goal line. Sì, è quello, solo così si può risolvere, perché poi noi l'abbiamo visto con degli scatti immortalati proprio nell'attimo in cui sì, il pallone passa completamente la linea di porta. Certo, abbiamo la foto proprio che dimostra, però pur rivedendo le immagini non è che poi si vede così tanto che il gol è passato. Dipende dalle angolazioni. E allora io dico, un collaboratore di linea sarebbe stato determinante in questo caso. Ma un arbitro di porta sì, probabilmente, però noi abbiamo degli errori clamorosi, degli arbitri di porta anche Milan Juventus, il famoso gol di Muntari, palla che entra in mezzo metro. Errare è umano, ecco perché ci vuole la tecnologia, perché magari ci mette lì un arbitro di porta e che non lo vede, lo vede lo stesso, quindi, esatto, quindi è tutto relativo. Lo stesso collaboratore di linea che non riesce a vedere perché magari è distante in quel momento oppure non sulla traiettoria. Era coperto dal portiere. Va bene, certamente. Allora, ma ne parleremo magari anche con qualche altro telespettatore. Ricordiamo, sono aperti i nostri telefoni per voi, potete chiamarci, parlare con i nostri ospiti come fate ogni venerdì sera. Bene, e nel frattempo io direi alla regia di favorire la classifica anche per commentare un po' il punto, fare il punto della situazione, dove è la Salernitana, dove sono le altre squadre, dove può arrivare la Salernitana in questo frangente, magari prima di Natale, ecco, fare un po' qualche calcolo. La Salernitana, ricordiamo, ha 13 punti, la nostra avversaria Cittadella, l'avversaria di domani, è seconda insieme a Lentella, 22 punti. Quindi molti punti in più, insomma 9 punti in più, secondo te Enzo, giustificati questi 9 punti in più del Cittadella? Penso di sì, perché la Salernitana non, fino a questo momento non mi ha impressionato dal punto di vista del gioco e mi dispiace perché il mister Sannino, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo in un master fatto a Sasso Maggiore, quindi mi diede un'ottima impressione in quell'occasione, molto preparato sul 4-4-2. Evidentemente a Salerno non ha trovato gli uomini giusti per poter attuare questo modulo, perché non riesco a capire anche il continuo cambio di moduli, sì, questo 3-5-2 che questo 3-5-2 che diventa 4-3-1-2 e quindi mi sembra che sia un attimino in confusione. Non voglio pensare che sia per trovare affannosamente il posto a Rosina, sì, tutte le domeniche. Quello ti stavo per chiedere, secondo te è proprio Rosina l'equivoco tattico di questa squadra? Secondo me sì, non si discute il calciatore dal punto di vista tecnico, perché è un calciatore che ha un curriculum importante, però purtroppo in campo non ci va il curriculum, ci vanno le gambe, ci va la testa, ci va il cuore, quindi penso e spero che il mister Sannino non si stia facendo appunto condizionare dal curriculum di Rosina, perché
A questo punto si cadrebbe appunto nell'equivoco, in un equivoco tattico, cioè trovare sempre ed esclusivamente il posto a Rosina. Maurizio, sì, volevo chiedere una cosa, sì. Visto, approfittiamo, lui abbiamo un allenatore UEFA, quindi possiamo chiedere a lui. A me la cosa che non convince a volte degli allenatori, cioè, ma dico, è così difficile mettere un calciatore nel proprio ruolo? Perché io a volte vedo delle decisioni cervellotiche da parte dei tecnici, pur mo ci vuole, per far giocare magari un calciatore piuttosto in un determinato ruolo, va a smuovere tutto l'assetto tattico, il modulo di gioco. Ma è così difficile il calcio, tutto sommato è un gioco semplice, se ognuno gioca nel suo ruolo, secondo me la squadra non può che rendere al massimo. E quindi io chiedo a te, visto che tu sei un allenatore, ma è mai possibile che per un calciatore si possa sacrificare un modulo, una tattica, a discapito poi magari del risultato? Io, Maurizio, parlo per la mia esperienza personale, fino a questo momento non ho fatto niente nel calcio, quindi mi sto affacciando adesso, però fino a questo momento io ho cercato sempre di adattare il modulo ai calciatori che ho avuto a disposizione. Ecco, uno parte con un'idea tattica, però se durante il percorso si accorge che questa idea tattica non può essere messa in atto, allora giustamente si deve un attimo guardare intorno e deve vedere un attimo i calciatori che ha a disposizione. Però sono d'accordo con te che trovare la quadratura del cerchio, come si dice, basterebbe utilizzare ogni calciatore nel proprio ruolo e non far girare calciatori giusto per trovare il posto. Facciamo l'esempio di Rosina, come potremmo parlare di tanti altri calciatori. Maurizio. Però, no, sì, prego. No, però volevo anche dire una cosa, però bisogna anche comunque vedere, fare l'allenatore è difficile, perché poi è farlo soprattutto a Salerno con una pressione non indifferente, sia da parte dei tifosi, della stampa, da parte di tutti. Fare l'allenatore non è facile a Salerno, quindi bisogna anche vedere adesso la situazione anche a livello psicologico dei calciatori, dell'allenatore. Domenica hanno cominciato a fischiare la squadra, quindi noi sappiamo che a Salerno vinci due partite e sei un fenomeno, non fai risultato per tre domeniche e sei un brocco, quindi dobbiamo anche un attimo mantenere un equilibrio tale da poter far esprimere tutti i calciatori al meglio, anche se, ti ripeto, a Salerno è difficilissimo, quindi non vorrei essere nei panni del mister, perché domani secondo me è una partita fondamentale per la Salernitana, perché non fare risultato domani comincia ad essere un po' pericoloso anche per la classifica, sia per la classifica che per l'ambiente, perché comunque come dicevamo prima ha fatto sì 5 risultati consecutivi, utili consecutivi, però non può pareggiare tutte le domeniche, perché pareggiando tutte le in casa soprattutto, soprattutto in casa, perché domani il pareggio ci può anche stare in casa della domani sì, ma pure però anche poi sabato prossimo l'atteggiamento un pareggio per domani anche l'atteggiamento tattico secondo me è più plausibile un atteggiamento tattico difensivista farlo fuori casa che in casa. Tu in casa devi giocare la partita, un primo tempo è improponibile, un primo tempo come quello fatto da Pisa. È anche vero che Gattuso è venuto a fare le barricate a Sareto, diciamo la verità, sì. Difficile trovare spazi quando una squadra si chiude in 11 però anche paradossalmente la Salernitana in casa ha fatto la mia partita col Benevento, che forse è la squadra l'unica squadra che è venuta a giocare, quindi è anche difficile, perché in Serie B purtroppo sta emergendo questo fatto negativo che pur di raccogliere punti le squadre vanno fuori allora, però il Pisa va a discapito dello spettacolo, sicuramente purtroppo in Serie B sta diventando abbastanza frequente ed è un fenomeno allarmante, però il Pisa merita anche un discorso a parte, chiediamo questa Venezia, perché sì.
vive una situazione societaria particolare, esatto. Non ha praticamente acquistato quasi nessuno dal mercato, se non Lazzari e qualcun altro adesso dagli svincolati, quindi non penso che Gattuso debba fare anche di necessità virtù, non prendono soldi nei giocatori, nei membri dello staff, quindi il Pisa, esudiamolo da questo discorso, perché davvero... Anzi, è anche bravo Gattuso, esatto, a sapersi chiudere, a sta facendo un grandissimo lavoro. Esatto. A non prendere gol ufficiali, perché il gol l'aveva preso, vabbè. E dicevo, Maurizio, comunque Fabiani aveva detto proprio in settimana che Rosina non era un problema per la Salernitana, doveva essere per gli avversari. Esattamente, un problema per gli avversari. E dovrebbe essere così, perché è un calciatore che in Serie B può e deve fare la differenza. Purtroppo non la sta facendo, perché ci sono dei problemi di fondo, probabilmente di assetto tattico, problemi anche, forse anche psicologici del calciatore, probabilmente, perché poi è chiaro che quando tu cerchi la giocata e non ti viene, poi ti diventa difficile. Non ha fatto quasi la condizione, la preparazione. No, esatto, salto. Quindi ci sono varie motivazioni. È chiaro che poi più riesci a fare bene, più ti vengono bene le cose, quindi si dice in questi casi che quando le cose non riescono bene bisogna fare la giocata semplice, quindi è vero, lo insegnano dalle scuole calcio, insomma, quando non ti riescono le cose fate le giocate semplici, che è la migliore cosa, e probabilmente Rosina deve cominciare da questo. Uno degli elementi di spicco su cui sta puntando la Salernitana di quest'anno è Gigi Vitale, questo neo acquisto proveniente dalla Ternana, che ha fatto ben parlare di sé, sicuramente forse meno nelle ultimissime partite, ma si sa, è comunque un calciatore di buon livello, di prospettiva, qualcuno dice addirittura di categoria superiore. Lo abbiamo intervistato per Granatissimi, quindi prego la regia a voler favorire l'intervista a Gigi Vitale, la prima parte, possiamo poi tornare dopo in studio a commentare con i nostri ospiti. Prego regia. Siamo con Luigi Vitale. Luigi, buonasera. Buonasera. Grazie buonasera. Per essere con noi a Granatissimi. Grazie a voi. E allora iniziamo subito con questo passaggio alla Salernitana. Dalla Ternana alla Salernitana, tu eri svincolato ma eri richiestissimo sul mercato, e il direttore sportivo Fabiani è riuscito a portarti qui a Salerno, una dimensione un po' più grande rispetto a Terni, una piazza molto calda però. Sì, è vero, in estate avevo mercato, essendo svincolato dalla Ternana. Il mio procuratore mi chiamava sempre per dirmi abbiamo questo, però fine campionato il mio procuratore mi mandò un messaggio e mi disse l'anno prossimo dove vuoi andare a giocare? E prima che iniziavano i play-out della Salernitana, io gli dissi voglio andare alla Salernitana perché si salva. Fortunatamente la Salernitana si è salvata e quel giorno è arrivata la chiamata di Alberto Bianchi e io ho dato subito disponibilità alla Salernitana. Scelta di cuore o scelta di vita, anche perché tu sei di Castellammare, ma anche voglia di misurarti nuovamente con un palcoscenico importante come quello di Salerno? Scelta di vita, perché la prima perché sto un po' vicino a casa. La seconda perché secondo me Salerno è la piazza più importante della Serie B e quindi ti dà stimoli per giocare a calcio, e quella secondo me in giocatore è la cosa più importante quando ci sono i stimoli. Tu hai giocato in tante piazze importanti, dalla Serie A sei arrivato dal vivaio del Napoli fino alla prima squadra, esperienza importante anche se in un momento forse un po' particolare per la società partenopea, col senno di poi quanto rammarico c'è? Un po' di rammarico c'è, però la colpa secondo me è più mia che loro, perché quando sei giovane ti permetti di sbagliare e sbagli perché sei giovane, non capisci delle cose. Poi con il passare del tempo si ragiona di più su certe cose e quindi gli errori sono stati fatti, come non li posso fare da 29enne che c'ho. Un Vitale sicuramente più maturo, consapevole degli errori che ha fatto, arriva a Salerno in una società che dopo un anno diciamo di transizione, quello scorso in Serie B, dove
si arrivava dopo un campionato trionfale, dopo aver vinto il torneo di Lega Pro, e una salvezza, come ricordavi tu poc'anzi, è arrivata con i playout. Ma quest'anno gli obiettivi sono differenti, salvezza sì, ma magari con obiettivi poi dopo differenti, come dicevo, magari il sogno playoff è un sogno che accarezzano un po' tutti, magari anche la società, magari anche voi calciatori, vista anche la rosa a disposizione di mister Sannino. Gli anni brutti, gli anni così come l'anno scorso ha passato la Salernitana, succedono a tutti, cioè, perché può capitare un'annata così, però fortunatamente si è salvata i playout la Salernitana. Per quest'anno siamo una buona squadra, abbiamo lasciato qualche punto che non dovevamo lasciare per certi errori individuali, compreso qualche errore mio, ma io penso che possiamo fare davvero bene quest'anno. Dobbiamo essere un po' più sicuri delle nostre capacità che abbiamo tutti insieme, compresi i tifosi ci devono sostenere fino alla fine come fanno sempre, e alla fine ne usciamo fuori, veniamo da 4 pareggi consecutivi. Non è male, però possiamo fare di più e dobbiamo fare di più, questo è vero. Poi c'è a chiusura di mercato, fino all'apertura del mercato di gennaio, valutiamo in che zona stiamo, sperando che siamo dall'altra parte della classifica, che ci auguriamo tutti, però dobbiamo essere tutti consapevoli delle nostre forze. Ecco, che campionato è, alla luce di quello che hai appena detto, della consapevolezza della vostra rosa, della vostra forza, che campionato è, secondo te, quello di quest'anno per Luigi Vitale, con ovviamente tolte un paio di squadre, faccio ovviamente il nome della Verona, che è forse la più forte, anche se qui sicuramente non ha stradominato, anzi ha sofferto tantissimo contro di voi. Sì, ma il campionato di Serie B è così, mentre che tu stai a 5 punti dalla seconda, perdi con l'ultima in classifica. Il campionato di Serie B è difficilissimo, veramente difficilissimo, poi è lunghissimo. Per quanto riguarda il mio campionato, io ho accettato questa piazza per fare un campionato bene, come mi auguro che lo fa tutta la squadra, perché in campo ci vanno in 11 più 3 che entrano, e quindi mi auguro che possiamo fare davvero bene e regalare ai nostri tifosi una gioia più particolare dell'anno scorso, della salvezza. Bene, era la prima parte dell'intervista a Gigi Vitale. Nella seconda parte farà una dichiarazione d'amore nei confronti della tifoseria granata, in particolare del pubblico presente allo stadio, paragonandolo ad altri pubblici di platee più grandi e dicendo che il pubblico della Rechi forse è quello che spinge più di tutti in assoluto. Ma lo vedremo nella seconda parte dell'intervista. Adesso un rapido passaggio con i nostri ospiti, poi andiamo in pubblicità. Allora Paolo, che ne pensi? Vitale è un giocatore che ha dato quel quid in più alla Salernitana? Non me ne vogliono gli altri, ma secondo me Vitale è il giocatore più forte, ovviamente in base al suo ruolo, che ha la Salernitana in questo momento, perché è un calciatore che ha corsa, intelligenza tattica, si sa inserire, sa crossare. Penso che a Salerno non vediamo un terzino sia sinistro che destro, ma sinistro in particolar modo bravo a crossare da almeno 10 anni. Non voglio scomodare Tosto, ma penso che bene o male dobbiamo arrivare a lui per trovare un altro terzino che sapesse crossare bene. Peccato per le ultime partite che non lo hanno visto, insomma, protagonista come all'inizio, ma credo che essendo stato uno dei più utilizzati, insomma, sia anche fisiologico, un piccolo calo sia fisico che anche mentale ci può stare. Però ecco, già col Pisa, insomma, l'ho visto un po' meglio, credo che anche domani a Cittadella possa essere importante il suo apporto. Enzo, l'out sinistro con Vitale, Rosina e magari Zito. Sì. Sono d'accordo con Paolo, Vitale è Vitale, Vitale è un nome di fatto. Sì, secondo me io ho visto un po' di partite della Serie B, in questo momento è l'esterno sinistro più importante della categoria, perché c'ha gamba, è bravo nell'uno contro uno sia in fase difensiva che offensiva, mette dei cross
Non voglio scomodare, ecco, come diceva Paolo, Tosto, ma mette dei grossi importanti. Quindi in questo momento, secondo me, è il giocatore più importante che c'ha la Salernitana. Mi facevi la domanda, Rosina Zito, sì. Facendo il 4-4-2 diventerebbe una bella fascia sinistra tra Rosina e Zito, con dietro Vitale, secondo me diventerebbe una bella fascia sinistra, però peccato che in questo momento, secondo me, Zito ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi e Rosina, secondo me, il mister ha paura di metterlo sull'out sinistro come quarto, giocando con le due punte, quindi non pensa di coprirsi un po' in più mettendo in questo momento giocando col 3-5-2. Però ripeto, in casa, e lo diceva pure Vitale, con questo pubblico non si può prescindere da vincere le partite, soprattutto con le dirette concorrenti come il Pisa, cioè devi andare in campo e ti devi mangiare l'erba quando giochi in casa, come almeno si suol dire, almeno per quanto mi riguarda. Poi logicamente, ripeto, bisogna vedere un attimo tutte le situazioni che ruotano intorno alla formazione che poi scende in campo il sabato. Va bene, allora ritorniamo con te, con Maurizio Grillo, Paolo Ziotto, quindi con tutti gli ospiti, fra pochissimo, 4 minuti in pubblicità, restate con noi, siamo sempre granatissimi, 696 Digitale Terrestre, vi aspettiamo. Torna Sposi ma non solo, il grande salone espositivo dedicato alle piccole e grandi cerimonie vi aspetta a Salerno dal 10 al 13 novembre, tutto per gli sposi e la loro casa, 100 aziende in vetrina, ogni sera defilé alta moda e sposi con le firme più prestigiose del settore. Sposi ma non solo è la fiera di Salerno, scopri il programma sul sito sposimanonsolo.it e scarica il tuo biglietto omaggio. Nasce a Pestum la sede Magna Grecia dell'Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica, autorizzato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'insegnamento dell'osteopatia in Italia in collaborazione con l'Istituto Sesso di Parigi. I corsi si terranno da novembre 2016 presso il Centro Polidiagnostico di Alta Specializzazione Martinelli in Capaccio Pestum, unica sede della IEMO per il Sud Italia. Diventa anche tu, dottore osteopata. Iscriviti a questi corsi, il futuro è nelle tue mani. Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero. Interessi zero veri. Per gli sposi, Dotolo Mobili è per sempre. È per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno, zona industriale Teverola e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. shopping.dotolomobili.it. Cerchi un prestito chiaro e conveniente? Prestitalia, gruppo UbiBanca, è la soluzione giusta per realizzare i tuoi progetti. Prestitalia è società leader nel campo della cessione del quinto e delega di pagamento. Grazie all'elevata specializzazione sui prodotti e alla professionalità di un team di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, Prestitalia vanta un ruolo da protagonista nel mercato dei prestiti. Per te dipendente, il prestito ha un tasso sorprendente. Per te pensionato, il prestito è convenzionato. Contatta le nostre filiali e scopri la soluzione su misura per te. Prestitalia è il prestito che ti dà una mano. Punti operativi di zona Avellino, Benevento, Salerno e Teggiano. Si avvisano i signori passeggeri di allacciare le cinture e spegnere i cellulari. Stiamo atterrando su Marte.
Per chi invece rimane coi piedi per terra, è questo il momento di approfittarne. Prima di acquistare il tuo nuovo termocamino, passa da Helios. Helios Termocamini, per la prima volta nella storia, vi offre un'opportunità veramente stellare. Potrete comprare i termocamini più invidiati del pianeta, direttamente in azienda, risparmiando il 50%. Assistenza 24 ore su 24, il numero 1 dei termocamini policombustibili. Pagamenti personalizzati. Helios ti regala l'innovativa garanzia soddisfatti o rimborsati. Ti aspettiamo a Flumeri, alla zona industriale Valle Ufita. 0825 44 3004 www.heliostecnologie.it. Helios Termocamini, cose dell'altro mondo. Famar Materassi, il vostro sonno porta la nostra firma. Famar Materassi, lo trovi presso i migliori rivenditori autorizzati. Per contatti www.famarmaterassi.it. Bene, ben ritrovati con Enzo Guariglia, siamo ancora granatissimi sempre sul 696 del digitale terrestre oppure 8channel.tv. Vigilia della partita al tombolato di Cittadella, dove si attende una Salernitana sicuramente vogliosa di accaparrarsi anche l'intera posta in palio, perché no? Qualcuno come Maurizio Grillo dice che però un pari va di lusso contro la seconda della classe. In questo caso sì, non andava bene il pari nelle partite precedenti, dove la Salernitana aveva un trittico di partite in otto giorni, dove si poteva sicuramente osare di più. Io firmerei per un pareggio tranquillamente, insomma, in questo caso sì. Quindi in questo caso vediamo anche qual è la grafica del prossimo turno, mentre siamo in attesa di collegarci con Massimiliano Grimaldi, che sta appunto in quel di Cittadella, e vediamo un attimo qual è la vigilia proprio nella cittadina veneta. Ecco, nel frattempo il prossimo turno, lo ripetiamo, Brescia Cesena, che sono in questo momento in campo, Ascoli Entella, poi ancora Cittadella Salernitana, appunto Latina Bari, Novara Spal, Pisa Perugia, Provercelli Carpi, Spezia Verona, Trapani Vicenza, Avellino Frosinone e Ternana Benevento. C'è da dire che Ascoli Entella proprio ieri sera la Lega ha rinviato, ha dato da destinarsi a causa del terremoto. Ecco, sicuramente. Il rinvio è proprio questo motivo, la data ancora non è stata stabilita, ma ieri la Lega ha deciso così. Sono molte le città e molti comuni interessati da questo sisma, che ripeto continua con questo sciame, e di conseguenza molte partite presumibilmente saranno... Anche Sarnano, che ha ospitato quest'estate il ritiro della Salernitana, quindi rivolgiamo anche un pensiero agli abitanti di Sarnano, che sono partiti a rischio, perché comunque finché ci sono ancora queste scosse sismiche non ci dimentichiamo che ci sono persone, tante persone allo stadio, quindi può essere pericoloso, anche se la scossa non è, diciamo, di quelle forti, può essere pericoloso perché può creare panico. Però e nel panico può succedere qualsiasi cosa. Qualche giorno fa c'è stata una 6.5, non scherziamo. Insomma, quindi, a parte che ci sono pure le scosse forti, però diceva anche una scossa lieve potrebbe creare del panico nella gente, e quindi il panico sappiamo che può essere pericoloso. Per l'ordine pubblico, chiaramente. Quindi è chiaro che secondo me è stata una saggia decisione quella di rinviare la partita. Altre piazze importanti coinvolte come Terni, Perugia, quindi sicuramente insomma c'è da fare molta attenzione, certo, a questo fenomeno. Bene, tornando alla partita col Cittadella, allora mister, che partita sarà? Sicuramente sarà una partita dove il Cittadella cercherà di fare sua l'intera posta in palio. D'altra parte la Salernitana penso che faccia una partita attendista, se è vero come è vero che dovrebbe giocare con Ocher davanti alla difesa, quindi le caratteristiche di Ocher sono quelle di un rubapalloni, di un recuperapalloni, e non uno che possa costruire il gioco, non un manovriero, assolutamente. Quindi sicuramente sarà starà lì ad attendere
e ripartire, come si suol dire, come fanno le squadre che vanno a giocare in trasferta, soprattutto contro la seconda in classifica. Quindi sarà una partita dura perché, ripeto, secondo me il Cittadella che cercherà di fare sua la partita e noi staremo lì ad attendere qualche spiraglio per poter cercare di fare qualcosa di buono. Bene, abbiamo intanto in linea il nostro Massimiliano Grimaldi che appunto è in direzione Cittadella. Pronto Massimiliano, ci sei? Sì, sono qui. Buonasera a tutti, buonasera a te, buonasera ai nostri ospiti in studio e ovviamente ai nostri telespettatori. Come dicevi tu, io sono quasi arrivato a Cittadella perché domani c'è questa partita che voi state ovviamente raccontando, anzi state anticipando e state commentando, come ho sentito poc'anzi stando in ascolto. Sarà sicuramente una partita difficile, sentivo gli ospiti in studio che parlavano di questa difficoltà, di una partita comunque sulla carta sicuramente non agevole contro una formazione che in questo momento della stagione sta sicuramente dimostrando di essere quella che è un po' la sorpresa di questo torneo di Serie B. C'è da dire però che il Cittadella, non so se l'avete detto nel corso della trasmissione, è una formazione che in casa non brilla tantissimo ed è una formazione che non è abituata ai pareggi. Ricordiamo che in 12 sfide ha solamente raccolto un pareggio, a differenza della Salernitana invece che un po' possiamo dire abbonata ai pareggi. Nelle ultime 5 sfide ha pareggiato per ben 4 volte. Quindi questo è un dato abbastanza interessante su cui poter riflettere per capire che domani sarà sicuramente una partita particolare sotto tutti i punti di vista. Io sto arrivando a Cittadella, ovviamente domani racconterò la sfida su Granatissimi con il nostro live, poi al termine sulla nostra applicazione 8 pagine news troverete la cronaca completa della partita con le foto del nostro fotografo Nicola Iannuale. Poi ci sarà ovviamente il collegamento al termine del match dagli spogliatoi del tombolato in diretta con i protagonisti del match. La Salernitana è già arrivata a Cittadella, è partita questa mattina in aereo e poi da Verona si è trasferita in autobus a Cittadella, nei pressi ovviamente della città, dove domani mattina svolgerà una piccola rifinitura, possiamo dire un risveglio muscolare più che altro. E poi nel pomeriggio alle 15 ci sarà questa partita importantissima, perché per la Salernitana è diciamo un crocevia particolare. Dopo 4 pareggi c'è bisogno di dare una svolta a questo torneo, anche perché ci sono stati un po' di mugugni, l'abbiamo raccontato durante la settimana, soprattutto al termine della partita. Anche Sannino non era felice del risultato, non tanto della prestazione della sua squadra. Quindi diciamo che c'è sicuramente da svoltare finalmente, magari con una vittoria, visto che la vittoria fuori casa manca dal campionato scorso, da quella Cesena Salernitana con quel gol di Bagadur nei minuti di recupero, che è sicuramente un risultato che manca ormai alla Salernitana e che, riuscendo con un blitz fuori casa, si può proiettare finalmente nell'altro lato della classifica, dove tutti sperano si possa collocare la formazione di Sannino. C'è Maurizio Grillo che vuole fare una domanda. Certo. Massimiliano, stavamo parlando qui con gli ospiti per quanto riguarda la Rosina e la posizione che assume in campo, insomma parlavamo di questo Rosina, se è diventato un problema poi per la Salernitana. Domani ritieni che magari Rosina possa giocare al fianco di Coda, magari Donnarumma si siede di nuovo in panchina, tu come pensi che giocherà Sannino? Guarda, da quelle che sono state le indicazioni del tecnico anche durante l'intervista che ha rilasciato sul sito ufficiale della società, credo che Coda debba partire titolare e sappiamo che Rosina è un calciatore a cui Sannino non rinuncia facilmente, quindi
Credo sia orientato a schierare la Salernitana con il 3-5-2, anche perché contro il Pisa inizialmente aveva provato un 4-4-2 con Rosina esterno a sinistra, che non è che ha funzionato tantissimo, e l'abbiamo visto perché in corso d'opera è passato subito alla difesa a 3, spostando Rosina sulla linea, diciamo, dei centrocampisti nella parte centrale, un po' a giocare tra le linee, tra centrocampo e attacco. Quindi credo che Rosina questa partita vada a collocarsi nel ruolo di seconda punta, perché in questo momento forse è il ruolo che lo vede come migliore interprete in questa Salernitana. Salernitana che non può gestire un trequartista perché non ha gli elementi in centrocampo per poter supportare due punte come Coda e Donnarumma, più un trequartista come Rosina, e soprattutto questo andrebbe poi ad inficiare le ottime prestazioni di Improta a destra e di Vitale a sinistra, perché Vitale dovresti andarlo a retrocedere sulla linea dei difensori, quindi andando ad abbassare il raggio d'azione dell'esterno Mancini, e soprattutto Improta non potrebbe andare a fare il terzino destro, ma dovrebbe accomodarsi in panchina, ed è un peccato, almeno per quello che fino adesso sta facendo vedere l'ex esterno del Genoa, soprattutto in fase offensiva, un giocatore che riesce a crearti la superiorità numerica saltando l'avversario, un giocatore sempre pronto nel traversone e anche direi puntuale in zona offensiva, perché è andato in rete, ma soprattutto nelle ultime prestazioni ha sfiorato la rete con una certa continuità. Bene, grazie. Allora Massimiliano Grimaldi, quante persone Granata, quanti tifosi sono attesi lì a Cittadella? Ma guarda, il dato non è ancora stato dato ufficiale, quindi non credo che forse Maurizio in questo possa essere sì, un po' sì, sono più circa 130-150 mi pare. Ecco sì, non sapevo gli ultimi risvolti, ma diciamo che sono i soliti noti, così possiamo dire, per quanto riguarda la Salernitana, che è sempre supportata dal suo pubblico anche in trasferta. Ricordiamo che Cittadella non è sicuramente dietro l'angolo, è una bella trasferta lunga, quindi 150 persone valgono sicuramente un numero altissimo, visto che comunque si tratta di macinare tanti e tanti chilometri per seguire Granata in questa trasferta. Va bene, ricordiamo Cittadella vicino Padova, e quindi tanti chilometri, c'è il club Mesola ma anche tanti altri club anche dal nord che arrivano quindi a seguire la Salernitana. Cosa dire, in bocca al lupo, forza Granata, Massimiliano, speriamo che tu possa portare a Salerno i tre punti. Va bene, io saluto tutti gli ospiti, saluto ovviamente i nostri telespettatori e colgo l'occasione per ridare appuntamento a domani sulle frequenze di 8 Channel, canale 696, al termine della partita per le interviste con i protagonisti dagli spogliatoi del Tombolato. Va bene, grazie Massimiliano. Ciao Massimiliano, ciao. Allora, dicevamo, Paolo, quindi con quali giocatori dovrebbe giocare questa squadra, quindi in definitiva? Ti riferisci alla gara di domani? Certo. Ma dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Perico, Tuia, Bernardini, anzi Perico, Bernardini e Tuia per essere precisi in difesa. Ci sono anche Improta a destra, Vitale a sinistra, i tre centrali appunto Busellato, Ogier, Della Rocca, in avanti come diceva anche Massimiliano, Rosina e Coda. Ma a tal proposito mi collego a quello che diceva Massimiliano in collegamento e a quello che dicevamo prima su Rosina. Sanino fa di tutto per far giocare Rosina, ma siamo sicuri che lo stia facendo giocare nel modulo adatto a Rosina? Perché 3-5-2, almeno da quello che stiamo vedendo in questo inizio di campionato e quello che dice la carriera di Rosina, non è forse il modulo più adatto a questo giocatore, che a mio avviso si potrebbe esprimere meglio in 4-2-3-1, non voglio dire nel 4-3-3, ma in un modulo che prevede tre quartisti, diciamo così, tre mezzali, a sostegno poi di un attaccante, forse potrebbe fare qualcosina in più. Va bene, il tempo anche stringe. Se io ritengo una cosa, forse Enzo sarà d'accordo con me, che chi sa giocare al calcio, dove lo metti sa giocare. Sa sempre giocare, così è. E allora vediamoci proprio questa seconda parte dell'intervista a Vitale, dice belle parole d'amore nei confronti dei tifosi Granata. Prego, agevoliamo l'intervista. Ecco, parliamo proprio di tifosi. Sul nostro sito granatissimi8pagine.it sono arrivate tante domande per te.
te ne faccio alcune che abbiamo ovviamente selezionato. Allora, Vincenzo D'Andrea ti chiede: quali obiettivi avete prefissato insieme al mister? Un po' hai parlato, magari nello specifico, se proprio con mister Sannino c'è stata una chiacchierata con tutta la squadra o personalmente con te, avete parlato di obiettivi, visto che tu comunque sei uno degli elementi esperti per, proprio per il curriculum di cui parlavamo in precedenza. Obiettivi, il mister ci ha sempre detto: noi andiamo a giocare sempre per vincere, però sappiamo che il campionato è difficilissimo e quindi quando non si può vincere non si deve perdere. Questo è quello che vogliamo fare. Non ci vogliamo proporre obiettivi perché siamo una buona squadra e sta solo a noi a decidere che campionato vogliamo fare. Angelo Ferraro ti chiede: perché un calciatore con le sue qualità non ha trovato spazio in Serie A? Questa è un po' una domanda che si fanno tanti, visto il tuo sinistro molto molto educato per essere un terzino sinistro. Ovviamente penso che in Serie A giocano giocatori superiori a Vitale, penso. Poi non sono io a dire sono più bravo dell'altro, sono sempre i direttori sportivi, procuratori, presidente a decidere questa cosa. Io oggi gioco alla Salernitana, ma non credo che qualcuno in Serie A stia in una grande piazza come Salerno. Io sto in una grande piazza e spero, in 3 anni di contratto che ho a Salerno, spero di raggiungere un obiettivo importante con questa maglia. Quindi Vitale in Serie A con la Salernitana, possiamo dire? Speriamo. Raffaele Sarno ti chiede: nelle ultime partite ti ho visto un po' stanco e dato che non abbiamo un terzino sinistro oltre te e Franco, lui ti chiede se ci porti al San Paolo, tu che ci hai giocato intanto, e poi 2 parole per descrivere Zito, il tuo compagno Zito. Sarebbe una cosa bellissima ritornare al San Paolo anche da avversario con questa maglia. Sarebbe davvero emozionante una cosa del genere. Me lo auguro sia a me che a tutti i tifosi della Salernitana. E poi c'è il nostro Zidone, che è un personaggio incredibile. L'uomo spogliatoio, possiamo dire, uno degli uomini spogliatoio per quanto riguarda... Sì, lui è divertente, lui è uno che si incazza quando non vuole giocare, però... È un personaggio a 360 gradi. È un personaggio Zitone. Antonio Fontanella ti chiede: cosa ti è mancato per sfondare in Serie A? L'abbiamo un po' detto già in precedenza. Alberto D'Aiuto: perché nelle ultime partite non hai lo stesso rendimento rispetto a un mese fa? Stai accusando la stanchezza, anche perché stai tirando da solo la carretta sulla fascia sinistra? E poi cosa manca alla squadra per essere più cinica secondo te? Quando hai il turno infrasettimanale, 3 partite, poi io venivo da che non mi sono mai fermato, qualche acciacco in allenamento, sì, perché gioco, mi alleno, ci può stare, che uno è un po' meno lucido, meno stanco, qualche botta, è normale, ma adesso ho avuto un altro acciacco sperando che sabato sto ecco, bene. Intanto come stai, te lo chiediamo? Un po' meglio, ieri mi sono fatto una puntura alla schiena, oggi mi sono allenato regolarmente, però... Spero che sabato sto meglio. Per giocare con il Cittadella. Marcello San Marco ti chiede: sei un grande esterno sinistro, non si vedeva a Salerno dai tempi di Tosto. Ti volevo ovviamente innanzitutto fare i complimenti e poi ti volevo fare una domanda rispetto alle caratteristiche del 3-5-2, dove hai più possibilità, diciamo, di spingere, o nel 4-4-2 dove invece sei più bloccato. Quale, diciamo, dei due moduli tu preferisci di più? No, io li ho fatti tutti e due, sia il quinto che il quarto. Il quinto l'ho fatto in Serie A con Rea, il quarto l'ho fatto con Breda l'anno scorso a Terni, ma non ho mai avuto problemi di spingere, perché quando uno gioca sulla fascia deve spingere. Certo. Ovviamente quando giochi a 4 sei leggermente più
difensivo. Certo, un po' più vincolato, sì, a difendere. Matteo Memoli ti dice: torna presto il campione delle prime giornate, sei un fenomeno. È più un, diciamo, un'esortazione questa. No, è che le prime partite stai bene, vieni dal ritiro lungo, non vedi l'ora di iniziare. Poi non vedevo l'ora di che Antonio Zito mi diceva sempre: tu hai giocato a San Paolo, ma vedrai quando giochi contro il Verona, allora, tutta la gente, ti faccio vedere come ti carichi. Ecco, che emozioni hai provato in quella partita? Una partita particolare per i tifosi della Salernitana e particolare anche per voi calciatori, perché avete trovato uno stadio Arechi praticamente quasi esaurito in ogni ordine di posto. Guarda, io mi ricordo benissimo un Napoli-Benfica, dove c'erano più di 60.000 persone. E mi ricordo Salernitana-Verona, la differenza è stata pochissima, perché il San Paolo è molto più grande dell'Arechi e la gente si sente più all'Arechi, che è più vicino, che al San Paolo da lontano. Ecco, questo vi carica, immagino, durante la partita, soprattutto a Vitale. No, questa è la cosa stupenda di Salerno. Bella questa risposta, ti fa molto onore per te comunque, che hai calcato palcoscenici importanti, hai giocato in competizioni anche, sì, europee, lo facevi presente prima. Marco Lipari ti chiede: volevo chiedere a Vitale come mai, nonostante fosse stanco, non è stato più furbo di Sannino sabato scorso, chiedendo il cambio per Zito, che sicuramente negli ultimi 20 minuti poteva dare la sua impronta. Diciamo che noi abbiamo anche tanti tifosi che sono po' allenatori. Sì, ecco. Sì, ci sta. Purtroppo le scelte le fa l'allenatore. Diciamo che tu il cambio non lo chiedi, non mai, potresti giocare sempre. Cioè, se ho un problema, gli dico un problema. Certo. Ma se sto benino, riesco a giocare. Mirko ti chiede... l'unica cosa che vorrei dire in negativo di Vitale è che tiene spesso troppo la palla e rischia di perderla, avviando il contropiedi pericolosi. Ti ritrovi queste in questa... Sono situazioni di gioco, quando la devi tenere e quando la devi scaricare di prima. È vero che piace tenere un po' la palla, però a volte sei costretto, perché ti chiudono qualche giocata, non c'è profondità, la devi tenere per forza. Qualcosa devi rischiare, se no fai il compitino, scarica palla e te ne vai, scarica e te ne vai. Invece a me non mi piace fare il compitino. Nello Falcone ha un po' anticipato quello che dicevamo prima: quanto incide il fattore pubblico a Salerno e quanto vi piacerebbe allenarvi a porte aperte? Il fattore campo a noi incide tanto, ci dà una grossa mano a Salerno. Per il campo dell'allenamento? Allenamento a porte aperte, visto che voi fate spesso allenamento a porte chiuse. Il tifoso ti chiedeva se può essere per voi un momento anche ovviamente interessante. Ma io non lo so se ci alleniamo a porte chiuse o a porte aperte. Al Merinose c'è sempre gente lì dentro. Non lo so se ci alleniamo a porte chiuse, veramente. Diciamo che formalmente è a porte chiuse, ma i tifosi questa notizia non l'hanno mai percepita, perché vi sono sempre accanto. Beh, è bello anche allenarsi, ovviamente. Sì, qualcuno porta il figlio, è una bella cosa. È un momento anche di incontro con i tifosi, forse un po' più intimo rispetto alla partita, dove invece c'è comunque anche la concentrazione. Gli ultimi due giorni della settimana è giusto fare allenamento a porte chiuse, perché devi preparare, devi fare. L'ultima, allora, Alessandro Colucci ti chiede: complimenti per il salvataggio intelligente con il Verona sulla linea. E non avere una riserva rischia di far allenare un calciatore con meno impegno, ti chiede? No, meno impegno no, perché i giocatori che possono giocare, se io non ci sto, ci sono. Ci può giocare Antonio, ci può giocare Franco, ci può giocare Improta con la Verona a destra, cioè ce l'abbiamo gli esterni, però è il mister che decide chi deve giocare. E sul salvataggio di Verona, questa è anche un po' una mia curiosità, è una tua, diciamo, iniziativa, scelta? Questa è una mia lettura, perché piace calciare anche a me le punizioni, e quindi fare gol sopra la barriera è un po' di tutti quelli, certo, che calciano, e allora l'intenzione è quella di un calciatore,
calciare sopra la barriera e io andare in protezione del portiere, perché se la scavalca è difficile il portiere prenderla. Riuscire a prenderla. E invece Vitale rigorista quando lo rivediamo? Ce lo ricordiamo contro soprattutto la Ternana? Contro la Ternana, sono io il rigorista, già io l'ho detto a Massimo Coda. Sì? Eventuale rigore contro la Ternana sono io che vado sul dischetto. E allora promettiamo questo possibile calcio di rigore con dedica poi alla tifoseria granata. Speriamo. Perfetto, allora noi intanto ringraziamo la Salernitana per averci dato la possibilità di intervistare Luigi Vitale, ringraziamo Luigi Vitale per essere stato con noi a Granatissimi e ovviamente ci rivedremo poi con un altro tesserato della Salernitana. Grazie a voi e buona serata e un saluto a tutti i tifosi della Salernitana. Grazie, era Gigi Vitale con Massimiliano Grimaldi, appunto dichiarazioni d'amore nei confronti della tifoseria granata, il pubblico della Reghi sente più di qualsiasi altro pubblico. Bene, e allora Di Pasquale, siamo alla conclusione, pronostico domani, per domani. Domani, se dovessi parlare da salernitano e da tifoso, sicuramente sarebbe un 2 fisso, però da addetto ai lavori penso che, come ho detto prima, sia una partita dura, quindi la Salernitana dovrà impegnarsi molto per portare via qualche punto da Cittadella. Paolo Sinotto? Mi accodo al pensiero del mister, fondamentalmente è una gara molto difficile, anche se il Cittadella si diceva non ha fatto per adesso molto bene in casa, ma ha vinto sabato scorso con l'Arina, quindi aspettiamoci una squadra guardinga intenzionata a vincere, mettere la firma per un pareggio, come ho detto prima. Maurizio Rillo? Io prevedo una Salernitana molto abbottonata e che cercherà di strappare l'ennesimo 0-0. Mi auguro che sia così, perché come dicevo prima, con il Cittadella 0-0, insomma, è un risultato accettabile. Bene, è davvero tutto. Grazie anche da Enzo Guariglia. Ricordatevi, siamo sempre più granatissimi. Ciao a tutti. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.